e chiesa era chiusa. Erano intorno alla chiesa, sui prati, a pregare, ginocchiati, a aspettare il momento della preghiera. E se poi gli subito snavrata un circo, sataskava, ubrico, slova X, a posle podne, na krpili su ljudi prema Međugorju. Policija je sve bila zauzela i legitimirali su svaku grupu na osob, zapisivali podatke od svih ljudi, se nisu bojali, davali su i hranu, su hodili prema crkvi koja je međutim bila zatvorena. A quel momento è arrivato un capo di polizia segreta dell'ex Jugoslavia a quel tempo e questo capo con il coltello è passato sopra e ha detto: ma cos'è questa folla? Allora ha detto: ma lei ci ha detto che dobbiamo chiudere la chiesa, l'abbiamo chiuso, sono tutti fuori. Lui ha detto: aprite subito, metteteli tutti dentro. Onda je na Kosovu stigao i kasno poslijepodne čovjek koji je bio vođa tajne policije, došao je u helikopteru. Kad je vidio toliki red ljudi koji su kao u procesi bili legitimirani, a do tada strpljivo molili krunicu, pitao je: pa što se ovdje događa? Pa rekli su mi: pa vi ste nam rekli da zatvorimo crkvu, pa evo ih, svi su vani. A on je povikao: odmah otvorite crkvu. E a quel momento la Madonna ci ha chiesto di pregare, chiedere ai sacerdoti di celebrare la Santa Messa, e questo programma è cominciato come la Madonna l'ha voluto. Ove invece il programma počeo onako kako je to Gospa i tražila, kako je ona željela, počeli smo se okupljati svakoga dana u crkvi, moliti krunicu i služiti misu. E quel momento la testimonianza più grande l'hanno dato proprio pellegrini che sono venuti a Međugorje, tutti quelli che hanno accettato il messaggio della Madonna. Najveće svjedočanstvo od onda pa do danas dali ste upravo svi njih hodočasnici koji ste svojim dolazkom ovdje potvrdili Gospodu prisutnost. Ecco, io ho cercato un po' di avvicinarvi con questa mia testimonianza anche quei tempi. Adesso, grazie a Dio, abbiamo libertà. Possiamo fare tutto quello, come diceva Sant'Agostino, fate tutto solo un peccato. Anche io vi dico, approfittate di questo tempo. La Madonna ancora appare e tante volte ci dice: io intercedo davanti a mio figlio, chiedete le grazie. E noi siamo qua proprio per questo, chiedere le grazie per noi, per la nostra conversione, che se noi siamo più convertiti, siamo diventati più buoni per noi, per la nostra famiglia, per la nostra società. Oggi come oggi vediamo che la nostra società va verso paganesimo. E abbiamo visto la presenza della Madonna e per noi segno per dire: la vita eterna esiste. Senza Dio non avete futuro. La Madonna ci ha detto tante volte. Nadam se da sam vam s ovim svjedočanstvom uspjela ono što sam željela približiti, početke ukazanja i sve ono što se ovdje događa u Međugorju. Sveti Augustin kaže: učinite sve samo ne grijeh. Tako i ja vama želim reći, da iskoristite ove dane, ovu milost što ste ovdje i činite ono što Gospa kaže. Ona vas moli da otvorite svoje srce, predate svoj život njoj, a ona za nas zagovara pred Bogom. Nju tražimo milosti, jedino to trebamo učiniti. Ona će sve pred Bogom učiniti za nas. Najvažnije je tražiti milost osobnog obraćanja, jer kada mi postanemo bolje osobe, onda ćemo biti bolje ne samo za sebe, već za svoje obitelji i za cijelo društvo. Nazarov svjedoci smo da danas u našem vremenu naš svijet postaje sve poganski. A trebamo vjerovati da vječni život postoji i znati da ono što je Gospa rekla istina, da bez Boga nema budućnosti. Per me sarebbe bello dirvi: abbiamo un tempo, fatto ognuno qualche domanda, ma impossibile, perché siamo tanti. Sta bene. Adesso, oggi ha preparato da mangiare al cardinale e padre Livio, penso che sia. Mamica je odlično danas je pripremila ruča kardinalu i padre Liviju s Radio Marije. Comunque, mi ha chiesto come
sta Vizca. Sapete che Vizca ha avuto problemi con la schiena, lei sempre ha qualcosa. Ormai ci siamo abituati. E ho detto sta bene, perché stamattina quando siamo scesi da Privaz mi hanno detto che Cardinale con la suora Elvira, padre Livio, probabilmente sono tutti per pranzo da Vizca. Non so se l'ha ordinato o l'ho fatto, io credo come una buona croata che l'ho fatto. Così penso che sta bene. E cosa volevo dire altro? Sono già per dai distratto. Volevo dirvi la cosa più importante, che io questi giorni, vedendo tutti voi, che tanti ne chiedono che vogliono venire per apparizione, e io per me è la cosa più terribile a dire, e tante volte dico, in casa mia comando io, come si dice quel canto, e tante volte devo dire no. E così ho detto alla Madonna, io non posso dire no, io rinuncio a apparizione al pomeriggio per avere però la sera. E sapete cosa la Madonna ha fatto? Due apparizioni. Così, così domani sera abbiamo la giornata, io ho già di invitarvi tutti sulla colonna dell'apparizione e la Madonna, così domani sera andiamo. Quando arrivate cominciate a pregare, poi arriva la Madonna. Perché tanti dicono che è ora, io dico dobbiamo prima pregare tanto. A meni to toliko teško pada, pa sam se požalila Gospi. I rekla sam joj da se odričem po potrebnom ukazanju u zavidu za jedno ročno, da bismo svi mogli biti zajedno. I Gospa je kao ajčala sutra na večer. Caterina, che ha 22 o 24 anni, non mi ricordo più, 24 anni, che è andata, è praticamente era morta, perché il suo cuore si è fermato e per 45 minuti era morta. Poi, quando i medici hanno detto non c'è niente da fare, il suo cuore ha cominciato non con impulsi, come si chiama? Quando arriva il medico ti fa un massaggio cardiaco. Ecco, quando i medici hanno detto non c'è niente da fare, il suo cuore ha cominciato da solo a battere, di nuovo, dopo 45 giorni. E adesso è lei nel coma profondo. Io sono andata a visitarla. Adesso stanno facendo una terapia intensiva, cercando di fare questo metodo nuovo che hanno, a risvegliarla dalla coma. Ma io ieri, quando ero a ascoltare il cardinale, vicino a me c'era un frate, che adesso è frate, non è sacerdote, ma è frate, e vicino a questo frate c'era un ragazzo che era come la Caterina, ha avuto un incidente con la macchina, e così parlo anche un po' di miracoli, ha avuto un incidente con la macchina, si è rovesciata, andava a sciare con i suoi amici, è finito dentro una rupe, e ha schiacciato la testa e hanno detto a suo papà che vivrà qualche ora o qualche giorno di andare a preparare il funerale. E loro erano disperati, sono venuti da me per pregare alla Madonna la grazia della vita per loro figlio. E papà mi ha detto, i medici mi hanno detto, io non ho coraggio di dire a mia moglie che ormai morto che vivo. E questo ragazzo è stato in coma, non mi ricordo più quanto, è venuto fuori da coma senza nessun danno cerebrale. E proprio medico che lui studiava a Vienna in Austria, e questo medico lo curava ogni po', e dopo un po' mi ha raccontato, ha detto Maria, ho visto, non mi ricordo più come si chiama, ho detto ma come sta?
lascia stare, è venuto perché aveva sulla faccia le brufoli. Per dire, stava così bene. E tra due anni. Ecco, cosa c'è stica è povica o mari da se molimo za mladu djevu i kućerku jednog prijatelja iz Italije, novinara i pisca knjiga o Međugorju. Napisala, kaže Marija, jako važnu knjigu o Međugorju. Njegova čerka je preživjela jednu tešku nesreću. E, to, o tome je pacijent.